buone pratiche da condividere e progetti innovativi da avviare sul territorio in tema di economia circolare, con la collaborazione di istituzioni, centri di ricerca, università, imprese e ovviamente i cittadini. Questo è il cuore del protocollo d'intesa delle città per la circolarità. Si parte da 3 realtà pilota, Milano, Prato e Bari, per testare modelli replicabili in altre città. Il documento è stato siglato a Roma, presso il Dicastero di via Cristoforo Colombo, dal ministro Galletti e dai rappresentanti dei 3 comuni. Obiettivo: sperimentare e promuovere iniziative congiunte su temi ad alto impatto ambientale, dal design dei prodotti alle attività di sharing economy fino al riciclo. Le città sono indispensabili per arrivare ad un'economia che non solo produca meno rifiuti, ma che sia più ambientalmente corretta sotto tutti gli aspetti, dalla ricerca del materiale al design del materiale al modo di produzione fino alla produzione del rifiuto, che sempre di più deve essere una risorsa e non un costo. L'abbiamo fatto con un protocollo d'intesa con 3 città profondamente diverse fra di loro, sia come collocazione geografica, una al nord, una al centro, una al sud, sia come dimensione, una grande, una media e una piccola, ma che hanno in comune il fatto di essere virtuose da un punto di vista di economia circolare e di smaltimento di rifiuti e di raccolta differenziata. Credo che sia un passo importante e spero che da questo possano venire fuori buone pratiche da esportare anche in tutte le altre città italiane. Si parte da 3 dunque per definire modelli esportabili sul territorio e sostenere nuovi progetti e attività. L'idea è quella di allargare questo protocollo col Ministero dell'Ambiente a tutti gli 8.000 comuni italiani e sul territorio di attivare anche i centri di ricerca, le università, le associazioni di categoria legate al mondo imprenditoriale, proprio per far diventare l'economia circolare una leva per il progresso e il benessere della nostra comunità e del nostro territorio. Il Ministero mette a disposizione dei fondi per finanziare dei progetti pilota, e quindi credo che potremmo individuare all'interno dei comuni italiani delle start-up da poter finanziare, che possono diventare poi delle buone pratiche da esportare negli altri comuni.